saranno 16 concorrenti per una sfida epica. 50 tiri totali divisi in 10 turni da 5 tiri. Per ogni turno ci sarà un rigore, uno shootout, due tiri da fuori area e uno stop e tiro. Alla fine del torneo, gli 8 con il punteggio più alto si scontreranno nelle fasi finali. Iscrivetevi al canale, mettete un like e commentate con il nome del calciatore che volete vedere nei prossimi episodi. Gli NBA sono tornati con una nuova sfida. Buona visione. Bella ragazzi, siamo... Dai, oh, ma non si può fare così. Ma un minimo. Mi manca Luca. Luca non è qui ragazzi perché si è andato a cambiare. Questa sarà una intro molto veloce. Facciamo venire Dile. Black ragazzi. Panther è qui con noi. Vieni. Ciao qui. Ragazzi, di qua. Oggi affronti la tua nemesi, colui a cui non hai mai parato un rigore. Oggi puoi scrivere la storia. Luca è qui per battere ogni record. Lo sappiamo, si fa vedere 3 volte all'anno su un campo da calcio. Quindi mi resta solo che presentare Luca Campolunghi. Il God, da il Master. Da quanto tempo? Gli scarpini da calcio. Ci avevano un po' di polvere, eh? Vabbè, ci credo. Da un po' che non li usavo. Come stai? Sono stato chiamato in causa. Facciamolo. Il prof è lì davanti. Gli altri non mi interessano. Sai che c'è un cabina di regia? Lo so, guarda, perché mi ha dato lui la maglia del Brasile. Don De La Cruz Pereira, che sarà prossimo ospite. Vi dico questo spoiler. Ah, buona fortuna. Magari con Sergione, non lo so se vuoi star bene. Vediamo. Ci sarà ancora la pantera. Non Dile. Lo so. Andiamo, eh. Auguri. Un mio amico direbbe condoglianze. Lì! Mamma mia! Era bella, eh. Sì. Questi si muovono i ritmi. No! Bello! Bello! Dovete segnare le palle. Luca! Bello! Luca, perché non provi a saltarlo? E vuoi fargli il pallonetto? E fai il pallonetto a tutti i costi. Vabbè. Non parli, sei in silenzio stampa. Non parlo, sta andando male, maestro. Lucone, quando vuoi! Lì. C'è un assurdo. Paradile! Luca! Per il 50%! Mamma mia che schifo! No! Peccato lo shot out. Ho azzardato, vabbè. Però i tiri dalla distanza, quello lì mi è piaciuto. Sai cos'è? Che hanno troppe aspettative, maestro. Sì, ma sei anche freddo, non ti sei scaldato secondo me abbastanza. Quindi devi ancora ingranare. Dile, possiamo dirlo. Ho già il fiatone. Dile, possiamo dirlo, è già caldo di suo. C'è una maglia importante. Vediamo. Una sfida importante, primo giro, c'è poco da dire qua. Primo giro non c'è male. Mamma mia, non ho mai tirato un rigore alto in vita mia, non so. Guarda come parato? Lo contiamo? Vediamo a fine video, vediamo a fine video. Se non gliene paro mezzo, vale come parato. Dai, Lu. Io adesso non ti voglio dire nulla, non ti voglio dare pressione. Vai. Fai quello che sai fare. Mamma mia, quanto ha tirato forte. Deciso anche. No, ma perché la testa, roba? Luca? Che è sta roba? Crollo di là. Mamma mia! Mamma mia! Posso dire che è sfortunato, però. La sfiga, la sfortuna. Luca! Ma questo sì, quando la stoppa. Dile invece dice di no. Luca, perché non provi a saltarlo? Te vuoi fargli il pallonetto? E fai il pallonetto a tutti i costi. Vabbè. No, no, non parli, sei in silenzio stampa. Non parlo, sta andando male, maestro. No. Bello! Ma che freddezza. Già sotto poi di quanto lontano. Vedi? Sempre gol. Questo è gol. La smorza qua. Troppo. Questo è gol. Questo è il suo tiro. No. Fai questo, Luca! Dai, 3 su 5. 3 su 5 è buonissimo, eh. Sì. No. Paradile. Mamma, maestro, sto facendo schifo. Ma li sento della regia schifo. Che te la. Li sento ma della regia. Sono 8. Ma no. Allora, analizziamo due cose. Stai avendo ritmi altissimi. Nel senso che rispetto agli altri ospiti, la stai facendo in maniera molto ritmata.
Quindi prenditi il tuo tempo, riparti da capo, sei a 8, manca ancora 3 giri, tantissimo. Hai di calciare. Hai le potenzialità di far sempre 3 gol, sempre. Vediamo. Concentrati. Calma. Oh. 8, ne mancano 30. Minchia. Vabbè. Oh, 30 su 30 arriva a 38, eh. Luca, Luca. Veloce, 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 veloce. Mamma Dile! Centrale. Bello, no. Dile lo sapeva. Sembrava quasi che lo sapesse, eh. Abbiamo cacciato già 2-3 lì, capito? In avanti lui, in avanti lui. Eccolo, bello, bello, bello. Ancora 2 su 5. Lu, rigore, shot out. Che è successo? No, sei centrato. Sul pezzo, Lu, sul pezzo. Bello. Che bello. Che buona, tio. Con calma. Mo chiude. Bravo, Dile. È suo. Bello, oh, la Madonna. Sono concentrato sui tiri, non sprecarli. Devo farlo. Sto sprecando una marea di tiri. C'è poco da dire. Io non ti devo dire nulla. Tu lo sai cosa devi fare. Devo fare nei prossimi 10, devo fare un 8 su 10. Bello, 8 su 10. Dai, lasciami un po', lui. 9 su 10. Un rigore parato a Luca, segnato. È il moschito. Mamma Dile, oh. Vedi, vedi. Bellissimo. Bello. Mamma mia. 14. Bello. Oh, ma sai che pensavo fuori? Fuori, detto, mica fuori. In buca d'angolo. Dai che ce l'hai, oh. No. Mamma mia. Tornato. Io non voglio dire nulla, signori. Inizia a spingere, Luke. Mamma mia, oh. Se la ride, Luca. L'ha fatto. L'ha fatto. Basta skill qua. Bello. Mamma mia. Bravo. No! 19. Dile, vuoi dire qualcosa? Luca ha acceso i motori. Mi sta parlando tutti i rigori. Mancanza di professionalità. No, stai svegliando fuori. No. Io li avevo stare di solito. Luca, vieni da un 7 su 10. Io non dico nulla. Ma sai, a meno 9 dal professore. Non so. 9 è il tuo numero. Aia. Hai già detto tutto. Pezzi. Una cosa che ho capito, io mi alleno ogni settimana con Dile. Se poi la metti sul primo pallone non te la prendo. Fidati, basta. Ho fatto 3 gol così qua, gli unici 3 gol che ho fatto qua. Poi i rigori, bro, Dile purtroppo è una merda. Li para solo a noi. So già dove lo calcio. No. Vieni a dirmelo a me qua in separata sede. In separata sede. Non è detto che lo prendo, ma so già dove calcio. In separata, ma mi vuoi dire dove? Centrale. Fidati. Mi fido. Vediamo. Non dico niente. Qua devi dar tutto, tutto. Devo fare un bel po', figa. Che il tiro ce l'hai, anche lo shot out. È nel tuo, è il tuo pane, dai. Ultimi 10. Non lo pari mai, Dile. La brutta. No! Madonna. Che stecca. Che fucilate. Mamma mia. Bravo. Con calma. Non hai fretta. Vediamo se lo capisco. Lì! Bello. No! Ragazzi, si è svegliato Luca Campolunghi. Mamma mia, ragazzi, impressionante. 4 su 5 Luca. E adesso ultimo giro, round finale, Tour de Force. Dile, ma avevi detto più o meno, dai. Non era angolatissimo. No. Beh, era centrale destro, non era. Era più forte che preciso. Bella. Gol! Gol! Bellissimo. Mamma mia, Lucone! Lucone! 2 su 2! Il prof conferma il primato. Questa puntazzina. No! Pareggia Riccardo
dose. No, va bene, è buono. Anche perché in caso di pareggio passa il proprietario del canale. Giusto. Quindi giusto. Dose sei a rischio. Il secondo apparimento sei a rischio. No, ma l'ho sempre detto, perché uno dice calciare 10 rigori, 10 shootout, così, ma calciarli consecutivamente è difficile, perché dopo un po' non sai più dove e come calciare. Meno male mi sono ripreso bene coi tiri da fuori. 26, spero basti per... L'obiettivo l'ho detto, come alla 100 tiri. L'obiettivo non è arrivare primo adesso. L'obiettivo è stare negli 8 per poi vincere la Coppa. Dunque io ti chiedo, Luca, quanto farà Sergione? Allora, sono due le soluzioni. O bene bene, male male. O parte da Dio e parte da Dio, se no... Potrebbe sbagliare il primo rigore, poi... Contrattura la gamba. No, Sergione, io l'ho detto, secondo me, quando sono usciti i sorteggi della 100 tiri cup, pensavo che vincesse uno tra lui e Moscardelli. Chi ha vinto? Poi... Chi ha vinto? No, chi ha vinto? Diciamolo, ricordiamolo. Sergione calcia molto bene, non so chi ci sarà in porta, da quel che ho capito. Fene ha rescisso il contratto, vuole l'aumento, non lo so. Certo, aumento. Vabbè, fatto sta che secondo me Sergione può fare 30. Ragazzi, oltre a Sergio, commentate con il prossimo partecipante che vorrete vedere in questa 5 Shot Tournament. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, condividete il video e noi ci vediamo al prossimo video.